Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 14 febbraio, ricordiamo San Valentino. Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenne famoso per la santità della sua vita, la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i miracoli che compì. Un certo Cratone, oratore greco e latino, lo invitò a Roma perché gli guarisse il figlio infermo da alcuni anni, a causa di una deformità fisica. Cratone promise al vescovo la metà dei suoi beni se avesse guarito il figlio, ma Valentino gli spiegò che l'unica guarigione era la fede nell'unico Dio. Guarito il giovane, Cratone si convertì al cristianesimo insieme alla famiglia, ai greci studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, e insieme al figlio del prefetto della città Furioso Placido. Questi, nonostante l'editto di Costantino e la conversione del figlio, continuava a seguire gli antichi culti della città. Per evitare che i cristiani della città potessero reagire, di nascosto fece arrestare Valentino e lo fece decapitare al secondo miglio della via Flaminia. Dopo una prima sepoltura sul luogo del martirio, Proculo, Efebo ed Apollonio portarono il corpo del martire a Terni e lo seppellirono appena fuori città. Ma il console di Terni, informato del fatto, fece catturare i tre e sempre nella stessa notte li fece decapitare. La popolazione, intanto, seppellì anche i nuovi martiri presso la tomba di Valentino. Il patronato di San Valentino sugli innamorati è legato alle ossa di due fidanzati, Sabino e Serapia, ritrovate a Terni. Per amore di Serapia, cattolica fervente, Sabino si convertì al cristianesimo. Dopo poco, però, la donna si ammalò di tisi, allora incurabile. Non volendo separarsi da lei, Sabino si rivolse a San Valentino, il quale benedì le loro nozze e pregò per l'eternità del loro amore. I due morirono abbracciati e ancora oggi le loro ossa riposano in quella postura. La figura di San Valentino è legata alla leggenda per la quale il santo, vedendo litigare due fidanzati, si avvicinò donando loro una rosa. E dopo aver tanto pregato, una turba di colombe colorò il cielo, volteggiando sui due fidanzati che fecero pace. San Valentino, il santo degli innamorati di ogni età. Tante sono le storie che vedono l'intercessione di questo santo presente nella storia di giovani che magari non riescono, per difficoltà varie, a concretizzare il loro amore, a stare insieme, ad unirsi. Ebbene, io oggi guardo un pochino il mondo dei giovani e li vedo poco fidanzati, poco innamorati. Mi chiedo come mai. Da una parte li vedo tanto, tanto sensibili, dall'altra parte li vedo anche un po' incapaci di comunicare viso a viso. Tante storie nascono sul cellulare e muoiono anche sul cellulare. Tutto questo ci deve far pensare anche a tanti giovani che hanno difficoltà al giorno oggi di dirsi il proprio amore, e nella maniera cristiana dirsi il proprio amore e promettersi il proprio amore ha una espressione, ossia per tutta la vita. Molte coppie, anche quelle che si amano veramente tanto, tremano al cospetto di questa frase: io ti amo per tutta la vita, ti amerò per tutta la vita. Eppure il nostro cristianesimo insegna questo tipo di matrimonio, un matrimonio sacramentale in cui gli sposi si promettono appunto di stare insieme finché morte non ci separi. Perché è diventato un po' problematico dirsi questo? Non lo so, ci sono tante analisi, noi non vogliamo analizzarci, però vogliamo sfidare le nostre paure, vogliamo essere a fianco ai giovani per quello che possiamo fare, iniziare ad incoraggiarli, soprattutto spiegargli che il matrimonio è una strada bella da vivere, una strada complicata per certi versi, ma non impossibile,
perché la vita ha le stesse complicazioni in qualsiasi maniera tu la metti, è fatta così, non è semplice. E il matrimonio è così, ma ci sono tante testimonianze di vita matrimoniale felice che noi dovremmo offrire ai giovani. In realtà lungo il tempo si è creata tutta una serie anche di comicità rispetto al matrimonio che ne enfatizza i lati negativi. Prima potevamo un po' permettercelo perché quelli positivi erano scontati, ma i giovani di oggi non tanto li conoscono e forse una battuta di troppo, ecco, può frenarli ancora di più. Soprattutto loro vogliamo oggi porre sotto l'intercessione di San Valentino, ecco, tutte le coppie di giovani innamorate ma un po' spaventate, affinché possano celebrare il loro sì con gioia e senza timori. San Valentino prega per noi.